Un luogo che conserva le sue epoche e le completa, che mantiene la sua identità arricchendola col passare del tempo. Una città sotterranea e uno scenario teatrale, piedistallo di guglie d'acciaio e torri medievali, palcoscenico di segni che si stagliano verso il cielo. Tracce di un passaggio, l'ultimo vicino a noi, di storie e artisti in un museo sempre aperto tutti i giorni dell'anno, dove si entra senza biglietto. Spoleto, un museo a cielo aperto. Abitata dagli Umbri, che la cinsero delle mura che oggi chiamiamo ciclopiche, preziosa per i Romani grazie alla sua posizione strategica e la vicinanza al centro dell'impero, Spoleto acquisisce ulteriore rilevanza politica ed economica con l'invasione longobarda del VI secolo d.C., trasformandosi in ducato. Spoleto ha delle fasi molto nette di rinascita e in qualche modo di ricambio anche piuttosto decisivo. In Piazza del Duomo c'è un elemento simbolico di questo ricambio, perché lo straordinario campanile del Duomo è tessuto di pezzi precedenti, cioè di parti della città romana e di parti della città alto medievale. Cioè è un palinsesto di enormi pietre che venivano da monumenti romani o da monumenti ricostruiti o costruiti ex novo in epoca longobarda e in epoca franca. Quindi guardare il campanile è come rendersi conto di questa continuità che permette all'antico di avere una nuova vita, di rivivere in un nuovo contesto. Nel 1155 è messa a ferro e fuoco da Federico Barbarossa, che in seguito, pentito, regala alla città una preziosa icona della Madonna, oggi custodita nella cattedrale. Spoleto viene ricostruita, appoggiando a quel che ne resta le forme romaniche del tempo. La nobiltà patrizia si trasferisce nella città dalle zone periferiche del comune. Ne segue uno sviluppo artistico e culturale destinato a continuare per tutto il Rinascimento e oltre. Il portico romanico è stato distrutto e ricostruito alla fine del 400 da grandi architetti che venivano da Urbino e da Firenze, e questi architetti non hanno avuto la minima esitazione a proporre la loro arte, cioè l'arte del loro tempo, un'arte decisamente diversa da quella romanica. Ma nello stesso tempo guardare oggi il portico tardo quattrocentesco di Spoleto è la stessa cosa che riconoscere come questi grandi architetti fossero anche capaci di trovare delle consonanze con la facciata romanica. L'aggiunta rinascimentale è nello stesso tempo dialettica ma anche consonante. Spoleto, la città che contiene tutte le epoche, nel 1962 sorprende se stessa con una straordinaria mostra di arte contemporanea. Immani mostri hanno invaso una città. Moderni mostri di bronzo, di pietra e d'acciaio. Scuri eroi che la folgore sembra aver prostrati, come l'apostolo sulla via di Damasco. Nell'alta Spoleto, nell'antica capitale longobarda, le sculture moderne si ergono con protervia, ovunque, per le vie e le piazze, fin sulla soglia della grande cattedrale romanica. Spoleto è città teatro. Una città teatro che si prepara già dall'arrivo sud di Spoleto. Quando si arriva da Roma, le montagne si aprono e abbiamo un grandissimo spettacolo di naturale costruito. Un rapporto di armonia assoluto, una seconda natura che stupisce completamente l'osservatore.
E questo è il concetto anche della mostra del 62, cioè un'invasione di personaggi che arrivano all'interno di una città che ha delle piazze spiazzanti, un rapporto di grandi scenografie con fondali e quinte costruite meravigliose, dove si scoprono appunto dei personaggi completamente nuovi, una sorta di mostri, una sorta di macchine di guerra che invadono completamente la città e diventano protagonisti all'interno di una scena urbana che racconta tutte le storie di Spoleto, quella umbra, quella romana, quella longobarda, quella neoclassica, quella rinascimentale, quella moderna e quella contemporanea, una sorta di porta tra passato, presente e futuro. Con l'ideazione del Festival dei Due Mondi nel 1958, Giancarlo Menotti regala a Spoleto la sua attuale identità, facendone la sede di un'esperienza artistica unica e internazionalmente acclamata. Compositore e librettista lombardo, Menotti si trasferisce giovanissimo negli Stati Uniti, dove studia e stringe amicizia con Leonard Bernstein e Samuel Barber. Raggiunta la fama oltreoceano, Menotti fa ritorno in Italia per creare, in un luogo il più possibile tranquillo e denso di storia, un ponte tra i fermenti artistici americani e l'antica tradizione europea. All'inizio aveva scelto Lucca, solo che il sindaco di allora, di Lucca, non intendeva appunto bloccare il traffico in prossimità dei teatri, così come gli aveva chiesto Menotti. E allora non se ne fece niente. Spoleto non esisteva, non sapeva neanche se esistesse una città con questo nome. Il fondatore dello sperimentale lirico, Adriano Belli, lo sollecitò a venire a Spoleto e quindi visitarla. E lui, d'impatto, si innamorò di Spoleto e quindi fece il suo festival. Se è Giancarlo Menotti l'anima del rilancio artistico e culturale di Spoleto, il nostro racconto sta per incrociare un altro protagonista, Giovanni Carandente, che nell'estate del 1962 ha allestito Sculture nella città, una grande mostra a cielo aperto con 104 opere di artisti di tutto il mondo. Spoleto mi è piaciuta molto, è una città fatta di verde e di pietra. E a Spoleto, dico, ho pensato che sarebbe bella una mostra di scultori moderni nelle vie e nelle piazze della città. Menotti mi disse: a qualunque costo devi fare questa mostra. Non costò una lira al festival. La pagarono la Olivetti, la pagarono l'Italsider. Fu un personaggio illuminato, un alto dirigente dell'Italsider che si chiamava Gianluppo Osti, il quale sponsorizzò questo evento e 10 artisti realizzarono negli stabilimenti dell'Italsider le loro sculture. Beverly Pepper, americana, autrice di questo mobile e di quel dono di Icaro che abbiamo visto all'ingresso di Spoleto. Cosa ne pensa lei, signora, di questa iniziativa? Oh, ma è meravigliosa, è un'opportunità formidabile per l'artista di vivere proprio dentro un ambiente della verità. Io stavo lavorando in legno, non in metallo, e più fusioni, più classica. Quando Carandente mi ha chiesto se poteva saldare, io ho chiesto perché.
E lui ha detto, perché io dovevo andare nella fabbrica, eccetera, eccetera. E mi sono detto a me stesso, certamente io posso imparare a saldare. Così ho detto a lui, sì. Era da andare, come dico spesso, laureata in un'acciaieria, era il più grande lusso che uno può avere. Il progetto Sculture nella città nasce da un'idea visionaria in quel momento di Giovanni Carandente, che pensò a Spoleto come una sorta di grande laboratorio per la scultura urbana, e a quel punto con il supporto delle acciaierie che permisero in quel momento storico di realizzare una serie di fusioni anche molto importanti, tra cui il Teodelapio di Calder, che in quel momento fu una delle più grandi sculture installate in ambito pubblico e non solo in territorio italiano, ecco che tutto questo diventò nel 62 una grande visione collettiva, chiamando qui a Spoleto un gran numero di quelli che negli anni 60 erano considerati i più grandi scultori da un punto di vista internazionale. Nel 62 tutto era felice nella vita dell'arte. Carandente era riuscito a organizzare a Spoleto la più grande manifestazione di scultura internazionale nella città. Il massimo godimento mai avuto con tanti scultori nel traffico quotidiano. Il miracolo Carandente si era potuto verificare avendo suscitato l'interesse della cittadinanza, degli industriali e degli artisti. Tutti avevamo dato il meglio. A Giovanni Carandente gli scultori del mondo saranno sempre grati e Spoleto resterà unica. Pietro Consagra. Quell'evento nasce da una valutazione, come dire, entusiastica delle qualità del centro storico di Spoleto. Questa qualità fu considerata ideale per una mostra di sculture del Novecento che puntava molto sul contrasto fra la forma contemporanea e questo scenario, questo contesto così, così antico e nello stesso tempo così differenziato. Il fatto che fosse differenziato poi era considerato una qualità anche dal punto di vista dell'esposizione di opere che erano fra loro molto diverse, perché c'erano opere decisamente astratte, come quelle di Smith, per esempio nel Teatro Romano, ma c'erano opere in qualche modo legate ancora a una visione tradizionale della scultura, come quelle di Manzù e in un certo senso anche quelle di Marino Marini. Oggi, delle 104 sculture ospitate a Spoleto nel 1962, se ne possono ammirare 6, donate dagli stessi artisti alla città. La più maestosa è il Teodelapio di Alexander Calder. Quando nel 1957 Giovanni Carandente incontra Alexander Calder, lo scultore americano è uno dei più famosi artisti del mondo, autore di figure cinetiche basate sul fil di ferro e altri materiali metallici. Il bozzetto prefigura un animale di metallo dal collo e dalla testa altissimi che culminano in una freccia. Dice Calder: Carandente mi scrisse a Roxbury e chiese la mia collaborazione. Una sola opera, ma di grandi dimensioni. Siccome doveva servire da ponte su un crocevia all'ingresso della città, feci un modello di circa 60 centimetri di altezza e larghezza, abbastanza ampio nell'inforcatura. Lo realizzò in grande Little Cedar, un'acciaieria che costruiva lamiere per le navi. Posero le lastre metalliche su un grande camion con rimorchio e le inviarono a Spoleto. Con due gru, una per tenere i pezzi, l'altra per saldarli, li installarono come si fa con le navi. Quando arrivammo, la scultura era là, di fronte a noi. Appena fummo usciti dalla stazione, Calder chiese che l'apertura fosse adatta al passaggio degli autobus sotto quello che è appunto l'arco del Teodelapio,
che fosse messa ovviamente alle porte della città ideale, quindi davanti alla stazione dove i visitatori giungono, soprattutto una volta quando il treno era un mezzo più utilizzato per arrivare in provincia. Un'altissima porta in ferro per la mostra e la città. Ha voluto chiamarla Teo de Lapio, con il nome di un antico duca longobardo del VII secolo. E chi arriva ancora oggi a Spoleto, uscendo dalla stazione, potrà passare sotto l'ardita scultura moderna come sotto un gran ponte gotico, confondendo insieme il passato e il presente. Ma Teo de Lapio non è un nome che Kolder ha scelto a caso. Lo scultore ha infatti preso spunto da un tratto fondante della città di Spoleto. I Longobardi, che a partire dal VI secolo d.C. e fin quasi all'VIII, hanno esteso la loro dominazione nel centro Italia, creando, insieme a quello di Benevento, anche il Ducato di Spoleto. Il fatto che, in qualche modo, l'arte contemporanea in quel periodo, nel periodo dell'informale, abbia una serie di nuovi linguaggi, una serie di nuove forme, anche una serie di nuove materie, anche antiche, come il ferro, come il bronzo, che vengono riproposte in una soluzione assolutamente nuova, in un rapporto con una città storica, in un museo gigantesco, e invadono completamente la città. Questo è sicuramente un rapporto molto forte con la Longobardia. Da popolazione itinerante qual era, quella longobarda non ha lasciato in Italia un grande numero di testimonianze architettoniche. Tuttavia, la Basilica di San Salvatore resta un raro esempio del sincretismo longobardo, a testimonianza dell'idea di mantenimento dell'esistente e dunque di stratificazione che informa tutta Spoleto. Bisognerebbe che chi visita San Salvatore si rendesse conto di come è stato costruito, perché il modo di costruire questo edificio è incredibilmente raro. Cioè, c'è evidentemente un architetto che lo disegna, un architetto quindi fra il VII e l'VIII secolo. C'erano dei progetti che naturalmente noi non conosciamo. Questi progetti comportavano, per esempio, che le navate fossero sostenute da una trentina di colonne, poi che ci fossero alcune decine di metri di architravi, di trabeazioni, di pilastri, alcune decine di capitelli. Allora che cosa si fa? Si va come in un enorme magazzino, che è il magazzino dell'antichità disfatta, si va con i disegni dell'architetto, si scelgono i pezzi antichi, si carreggiano fino a Spoleto e si collocano come se fosse un gioco, diciamo, una specie di gioco di ricostruzione a tavolino, insomma. La basilica è interamente fatta di pezzi, recuperati dall'antico. Anche la stessa cattedrale può dirsi un esempio della continuità spoletina. Pur rinnovando gran parte degli interni, gli architetti intervenuti a restaurarla nel Seicento hanno avuto cura di mantenere intatti due tesori come il pavimento cosmatesco e la straordinaria decorazione dell'abside a opera del fiorentino Filippo Lippi. Chi guarda la decorazione dell'abside si rende conto che nei materiali adoperati non c'è stato il minimo risparmio, cioè tutto quello che c'era di meglio nelle tecniche e nei pigmenti di allora è stato adoperato, a cominciare da una grande quantità di lapislazzuli nel catino absidale dove c'è la coronazione della Vergine. Il Duomo è Stranger Tree di Lynn Chadwick, ovvero come l'anima paleocristiana dell'uomo e quella contemporanea riescano a dialogare a pochi metri di distanza nella stessa piazza. La pacifica convivenza di ere tra loro lontanissime è un tratto distintivo della città ed è rinvenibile in molti dei suoi scorci, dai più celebri e celebrati a quelli meno appariscenti. La scultura di Lynn Chadwick, Stranger 3, è una scultura che taglia in un certo senso
l'angolo nel quale è posta e allo stesso tempo indica attraverso questa ala che si estende, indica la direzione verso il Duomo. Lynn Chadwick è forse l'artista che sperimenta maggiormente il linguaggio formale della scultura in quel periodo, perché il maggiore artista inglese di quegli anni, e che tra l'altro è presente in città con uno dei suoi nudi distesi, è Henry Moore, ma il suo linguaggio è comunque un linguaggio legato a una dimensione più classica della forma. Chadwick è sicuramente uno scultore che individua, tra l'altro anche in questi nuovi materiali e nella possibilità di lavorare negli stabilimenti dell'Ital Cider, un'indicazione per un linguaggio formale, semantico, diverso della forma scultorea. Le alate figure di Lynn Chadwick si libravano nell'aria come sparvieri. La scultura di Lynn Chadwick è l'unica che è rimasta fra le molte che erano state allestite a Piazza del Duomo. Quella di Lynn Chadwick era collocata dove è collocata oggi, cioè in un punto un po' marginale, per cui questa scultura va benissimo dove è stata messa e non crea nessun tipo di turbamento alla piazza, anzi spero che ci rimanga, insomma. Spero che non venga in mente a nessuno di toglierla da lì e portarla in museo. Nominata anche colloquio col demonio o con il diavolo, questa scultura di Pietro Consagra è un'altra testimonianza delle fervide ricerche intorno al linguaggio plastico e scultoreo che si svolsero tra fine anni 50 e inizi anni 60 anche in Italia. Colloquio col vento. Così si intitola l'acciaio di Pietro Consagra. Consagra è anche l'autore di un colloquio spoletino. Questo, composto di 5 figure disposte su di una sbarra orizzontale. Pietro Consagra è un giovane artista siciliano che sperimenta quindi per la prima volta questo rapporto diretto negli stabilimenti industriali dell'Ital Cider. Il colloquio spoletino nasce quindi su l'idea di una scultura basata sull'orizzontalità, dove alcuni elementi, alcune lamiere, alcune lamine sono poste lungo questo asse orizzontale e fisse, ma con una sensibilità mobile, come se si muovessero al vento. Tutto il lavoro di costruzione di questo grande cantiere di sculture viene seguito dal fotografo Ugo Mulas. Mulas è il vero scrittore, il vero reporter di tutta la storia delle sculture nella città. In quella circostanza noi ritroviamo la rappresentazione vera di questa città teatro. Che si apre e sempre c'è il personaggio nelle foto di Mulas, che non è solamente la scultura ma anche la persona che passa, le suore che attraversano, il prete che sale le scale. Quindi c'è proprio una scelta scenica da parte di Mulas e in tutte le foto noi abbiamo il fondale, abbiamo le quinte, abbiamo ovviamente il protagonista che è la scultura, ma abbiamo anche la spalla della scultura che sono gli spoletini e la città di Spoleto. Tra gli scatti di Mulas anche quello della Colonna del Viaggiatore di Arnaldo Pomodoro. Alta 6 metri, posizionata all'interno di una rotatoria, è la prima opera volumetrica in ferro colata a staffa di questo artista che ama sperimentare materiali e tecniche diverse. Scavata dall'interno ed erosa nel metallo per annullare il carattere simbolico della forma e creare altre possibili morfologie insolite, la Colonna del Viaggiatore si eleva come un missile sulla rampa in attesa del lancio nello spazio.
Per gli abitanti di Spoleto, il 1962 è un anno eccezionale, un momento in cui si mescolano curiosità, sconcerto, spaesamento. È dunque il momento di accogliere i turisti stranieri, aprendo loro i cortili interni dei palazzi per mostrare tesori invisibili, come il ninfeo chiuso nel cortile di Palazzo Racanarroni. Tuttavia, le opere contemporanee degli scultori di tutto il mondo sono un'esperienza davvero unica non solo per gli spoletini, ma anche per gli artisti. L'esperienza di Spoleto è, può darsi, la più importante esperienza della mia vita. Per me era una gioia perché certe persone venivano molto aggressivamente chiedendo cosa vuol dire questo, cosa vuol dire questo. Devo dire che gli uomini, specialmente quelli che lavorano con le mani, sono molto più aperti verso l'arte moderna, l'arte contemporanea. Molto aperto da tante altre cose, perché uno che lavora con le mani capisce il miracolo, perché ogni cosa che noi crea è un miracolo. Libera e aerea, questa scultura evoca un arabesco di tracce nello spazio, scosse dall'impulso frenetico di un passo di danza. La contraddistingue un forte linearismo dall'andamento curvilineo che sottolinea la natura espressiva del segno. Il dono di Icaro rappresenta infatti, per l'artista americana Beverly Pepper, uno dei primi esperimenti con la scultura di grandi dimensioni. Le sottili lamine filamentose si piegano in un ritmico susseguirsi orizzontale e riecheggiano, in forma dichiaratamente più spensierata e briosa, il tragico volo della figura mitologica cui è riferito il titolo. Io non ho fatto una scultura che si chiamava Donna di Icaro. Io ho fatto una scultura e guardavo la scultura per dirmi come si chiama. E come c'era quel senso di volo, quel senso di tensione quasi precaria, quel senso di andare troppo vicino al fuoco. Ma io non sono molto cosciente quando lavoro, penso, eccetera. Io seguo la mia subcoscienza. Di solito non ho un'idea cosa farò o cosa dirò. Sono qualche volta una grande sorpresa per me quando sento quello che ho detto. Stratificazione, convivenza, armonia. Ecco le parole che meglio definiscono Spoleto e che ci permettono di passare senza soluzione di continuità dalle lamine aeree modellate da Beverly Pepper ad antichissimi mosaici romani in un gioco di sovrapposizioni perfettamente consonante. L'attuale piazza del mercato era il foro della città romana. Leggermente a monte del foro c'erano delle abitazioni. Una di queste è stata fortunosamente ritrovata da Giuseppe Sordini e è stata scavata e ha dato luogo al ritrovamento di pavimenti musivi molto interessanti. Spoleto evidentemente in epoca romana era una città molto popolata e anche piuttosto ricca, perché si poteva permettere un teatro ma anche un grande anfiteatro. Il teatro è stato scavato a partire dagli anni 50. Ed oggi è uno dei luoghi dove si fanno spettacoli del festival, soprattutto balletti. In fondo c'è una lunga tradizione, una lunga amicizia fra Spoleto e lo spettacolo. Proprio al di sopra della casa romana, sulla piazza del municipio, si trova la scultura Spoleto 62 di Nino Franchina, uno degli esempi più riusciti della felice collaborazione in quegli anni tra arte e industria. L'artista ha già una notevole padronanza di tecniche e materiali legati al mondo dell'industria quando, invitato da Giovanni Carandente, si mette al lavoro per Spoleto 62. Ecco qui con le maestranze dell'officina di Genova Cordigliano uno degli artisti invitati da Little Cedar, Nino Franchina, che lavora ad una scultura che si intitola Spoleto 62.
La richiesta da parte del Festival dei Due Mondi ha dunque trovato pronta rispondenza nell'ispirazione dell'artista. L'inquieta forma spiralica, composta di elementi piegati, tagliati, spezzati, sforbiciati e saldati con la fiamma ossidrica, accoglie e trattiene in sé l'amalgama della forte tensione emotiva unita al rigore stilistico e strutturale del fare scultura. A Palazzo Collicola è oggi visitabile un'ala dedicata a Giovanni Carandente. Vi sono presenti le opere che il critico e studioso è riuscito a riunire a Spoleto e una grande biblioteca. Quello che è oggi l'assetto di collezione storica del museo, quella che abbiamo poi genericamente chiamato collezione Collicola, è disposta nell'ala del museo che ha preso il nome appunto Museo Carandente, come omaggio dovuto, in quanto questa collezione è nata e cresciuta attraverso l'attività critica, curatoriale, relazionale di Giovanni Carandente, che a Spoleto è riuscito nel tempo a portare grandi nomi italiani e internazionali, tra questi Calder, Sogliuit, i fratelli Pomodoro e tanti tanti altri artisti. Gli abitanti di Spoleto ebbero per la mostra del 62 un rapporto di cura e salvaguardia. Un rapporto che a tutt'oggi si conserva per le 6 opere rimaste e donate alla città, diventate esse stesse delle nuove icone spoletine. Una nuova mitografia, assolutamente, sono nuove rocche albornoziane, sono nuovi campanili, sono nuove 100 torri, diciamo che sono proprio custodi delle generazioni queste grandi sculture e custodi anche della storia della stessa Spoleto. È possibile ricostruire la storia di antiche civiltà ricavando tracce da elementi naturali come gli alberi o il polline? Scopriamolo visitando il sito archeologico del Lucone. L'albero più vecchio del mondo ha 13.000 anni. È una quercia trovata su una collina della California. Cosa potrebbe raccontarci della storia del genere umano se fosse in grado di parlarci? Quali segreti potrebbe rivelarci circa una storia che ci appartiene ma che a tratti ci sfugge? Quello che mi affascina è scoprire come gli ecosistemi hanno avuto una storia naturale loro, indipendente dalle attività dell'uomo. Un tempo la ricostruzione di quel lontano passato, scavi e reperti, erano terreno di studio esclusivamente degli archeologi. Oggi si è giunti ad un altissimo grado di specializzazione e settorializzazione del lavoro. Nascono così professionalità specifiche, in grado, grazie all'intervento di sofisticate tecnologie, di recuperare dagli alberi, dal terreno, dai pollini, informazioni relative a quel remoto passato, il nostro. Una di queste scienze è la dendrocronologia. La dendrocronologia studia gli anelli degli alberi, quindi gli anelli che si formano
come sanno anche i bambini, nei tronchi di anno in anno, ed è proprio questo legame con questo fenomeno naturale a cadenza annuale che ne fa un metodo di datazione ad altissima precisione. La dendrocronologa Nicoletta Martinelli ha svolto interessanti indagini sui resti lignei di palafitte preistoriche ritrovate nel sito del Lucone D, nei pressi del lago di Garda. Nel 2011 quei ritrovamenti sono stati inseriti nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Quando io misuro, effetto un'indagine su un campione di legno del Lucone, il mio lavoro consiste in sostanza nell'estrarre le informazioni che il legno ha registrato anno per anno al suo interno, ed è questo l'aspetto per me più affascinante. Come si procede per determinare, seguendo un metodo scientifico, la datazione di un reperto ligneo? Quali e quante sono le fasi da percorrere? C'è una prima fase che è fondamentale sul cantiere di raccolta dati e di raccolta dei campioni. Per raccogliere i campioni bisogna purtroppo tagliare una rotella da ognuno dei pali, questo perché si tratta di legno archeologico, che è legno imbibito e quindi non è analizzabile in altro modo. La datazione viene ottenuta dal confronto fra gli spessori degli anelli dell'oggetto che si vuole datare e quelle che sono gli accrescimenti medi nel corso dei secoli dei diversi tipi di albero. Per procedere alla misurazione con lo strumento di misura, io devo effettuare la preparazione e la pulizia di un raggio di lettura asportando delle scaglie di legno. Il campione viene spostato su uno strumento di misurazione. Si posiziona il crocifilo sul primo anello della sequenza da misurare e se ne individua lo spessore. Registrando la grandezza di ciascun anello di quel campione, si ottiene la curva di accrescimento medio dello spessore degli anelli per quel dato legno, in un certo periodo. Il lavoro successivo consiste nel confrontare questo grafico, questa curva, con le altre curve degli altri campioni per identificare i campioni tra loro contemporanei. Una volta ottenuto questo, i dati vengono mediati per avere non più l'accrescimento di un singolo albero, ma l'accrescimento medio della zona. Questa è la curva media ottenuta dall'insieme dei pali del Lucone sinora datati e rappresenta proprio l'accrescimento degli alberi di quercia provenienti dal bosco utilizzato dagli abitanti del Lucone. La sequenza inizia nel 2160 a.C., che rappresenta l'anno di nascita degli alberi da cui poi sono stati ottenuti i pali. Invece i momenti di fabbricazione dei pali si trovano verso la fine della curva tra gli anni 2035 a.C. e l'anno 1976 a.C. Ricavato il dato cronologico, la disciplina di cui si occupa la Martinelli può andare oltre. Può districarsi tra quelli che oggi sembrano solo tanti pali infilati nel terreno e arrivare a immaginare che forma avessero quando erano saldati tra loro per comporre un'abitazione. L'obiettivo del nostro intervento a Lucone è sia quello di datare i singoli pali per datare i depositi archeologici e quindi i reperti che sono conservati all'interno, ma anche quello di cercare di ricostruire la forma delle abitazioni. I numerosissimi pali che si possono vedere sullo scavo del Lucone sono il risultato dell'infissione di pali di abitazioni diverse che sono state costruite nello stesso posto e in continuazione ristrutturate, risistemate, e quindi quello che noi vediamo è il cosiddetto campo di pali, senza un ordine apparente. È tramite la dendrocronologia che noi abbiamo questo obiettivo di identificare in pianta i pali abbattuti nello stesso anno e quindi di poter ricostruire la planimetria delle capanne originali. Quali elementi ancora potrebbero emergere dall'analisi condotta da un dendrocronologo?
Fino a che punto può spingersi questa disciplina nel formulare ipotesi? Il vero dendrocronologo, quando misura un campione di legno, non si limita a fare solo la misura, ma osserva ogni singolo anello alla ricerca anche di altri tipi di informazioni, perché a volte possono essere presenti dei segni di stress dell'albero che possono dare delle informazioni su cosa è avvenuto nel bosco, sono presenti degli elementi inclusi che possono dare informazioni sul clima, e quindi è proprio un'attenzione rivolta alla decifrazione degli elementi che sono all'interno del legno. E per quanto riguarda gli studi soprattutto in ambito preistorico, si è avuta documentazione in questi ultimi anni del fatto che queste comunità hanno già dovuto affrontare delle crisi di tipo climatico e ambientale. E uno degli obiettivi è anche quello di fornire dei dati che riguardano proprio queste relazioni tra l'uomo e l'ambiente, come l'uomo nel passato ha superato o affrontato queste crisi, anche per dare in modo, diciamo, utilitaristico dei dati e delle informazioni che possono aiutare a comprendere e affrontare anche le crisi ambientali e climatiche dei nostri tempi. Quindi, diciamo, uno studio nel passato che però può avere e deve avere una proiezione anche sul presente e sul futuro. La dendrocronologia, dunque, è in grado di datare con precisione estrema un evento quale, ad esempio, lo stanziamento dell'uomo in un sito come quello del Lucone. Acquisita questa informazione cronologica, altre scienze vengono in supporto per ricostruire l'alternarsi delle vicende e l'aspetto che quel luogo doveva avere in tempi preistorici. Una di queste discipline è la palinologia, che si basa sullo studio di pollini fossili ed altri sedimenti organici. Ma cosa si può dedurre da analisi di questo tipo? Che genere di ricostruzione potrebbe offrirci del sito del Lucone un palinologo? Improvvisamente, intorno a 4.000 anni fa, si vede un incendio clamoroso dal punto di vista della quantità di particelle di microcarbone riscontrate, che corrisponde a un repentino cambiamento nella composizione della foresta. Probabilmente quindi vi fu un incendio provocato dall'uomo per disboscare e innestare un abitato palafitticolo. Una piccola comunità stava per stanziarsi in quel luogo. Cosa accadde di conseguenza alla vegetazione intorno? Molte piante, querce, faggi subiscono un tracollo e vediamo comparire per la prima volta in questa zona cereali, ma anche piante infestanti che si accompagnano alle colture o che sono piante che vivono proprio vicino agli abitati. Quindi come facciamo a ricostruire il territorio? Non possiamo farlo soltanto identificando le specie. Abbiamo bisogno di un metodo quantitativo, quindi utilizziamo delle cosiddette trappole polliniche attuali, prelevando campioni di muschio che sono trappole di polline attuale, poi studiamo la vegetazione nei dintorni, cerchiamo di costruire delle relazioni tra la vegetazione attuale e queste trappole polliniche e poi andiamo a vedere quali sono le trappole polliniche che somigliano di più agli antichi ambienti. Su queste basi, come si può quindi immaginare l'aspetto di quel nucleo di palafitte? E che storia si può ipotizzare che abbia vissuto? La palafitta del Lucone appariva in pratica come un abitato con una piccola radura in mezzo a un paesaggio ancora quasi completamente forestato. Abbiamo stimato che l'area deforestata e messa a coltura oppure occupata dai pascoli per gli animali non si estendeva più di un chilometro di distanza dall'area in cui era fondato l'abitato. C'è una seconda fase in cui l'abitato subisce un incendio probabilmente accidentale, e a conseguenza di questo cambiano le relazioni tra i campi coltivati e l'area occupata da pascoli. E poi alla fine osserviamo l'abbandono. Questa dunque è la storia desunta dall'analisi dei sedimenti organici fossili. Ma nello specifico, come si conduce in laboratorio questo genere di indagine? La palinologia si svolge soprattutto a partire da archivi naturali o archeologici, cioè da successioni di sedimenti in cui uno strato si è deposto sopra l'altro, il più antico è quello che sta sotto, il più recente è quello che sta sopra,
Abbiamo quindi la possibilità di ricostruire una storia, è come se leggessimo un libro fatto di strati, partendo dal più antico, e ogni pagina è rappresentata da una composizione di granuli di polline che noi andiamo a leggere. Una volta prelevato un cilindro di sedimento dall'archivio naturale che abbiamo scelto di studiare, dobbiamo decidere quanti campioni vogliamo studiare. In un cubetto di 1 cm³ possiamo recuperare quasi 1 milione di granuli di polline. Il campione prelevato deve essere trattato attraverso l'azione di agenti chimici per estrarre i microfossili. Questo reagente viene lasciato agire a freddo o a caldo e poi il risultato di questa azione di attacco di acidi comporta la dissoluzione di una parte dei minerali che a noi non interessano perché noi stiamo cercando di estrarre la frazione organica. Quando questa frazione minerale si è solubilizzata e quindi è passata all'interno del fluido, del liquido, la centrifuga fa precipitare tutte le particelle solide e noi possiamo eliminare la parte liquida. In questa maniera, proseguendo così per certe volte anche una settimana, a seconda della difficoltà di questa azione di trattamento, otteniamo un preparato in cui possiamo effettivamente vedere, riconoscere i granuli di polline, le spore, le alghe e le particelle di carbonio. Lo step successivo si pone l'obiettivo di ottimizzare la leggibilità delle superfici dei granuli pollinici microscopici, al fine della loro identificazione. Le tecniche adottabili sono due. La prima è la cetolisi, un trattamento con acido solforico e anidride acetica, per ripulire e liberare l'esina da tutti gli altri componenti del polline. La seconda prevede l'uso di un colorante, la fucsina, che permette di evidenziare la forma dei granuli al microscopio. L'operazione di analisi pollinica richiede di esaminare i singoli granuli al microscopio, di identificarli uno a uno, con l'aiuto di una collezione di confronto, cioè di polline fresco prelevato direttamente dalle piante viventi che si confrontano negli vetrini di fossile con vetrini di fresco e dopodiché si compilano i fogli di conteggio con i quantitativi riconosciuti per ciascun tipo pollinico. Quelli che sembrano ordinari step di una comune analisi di laboratorio sono in realtà processi che conducono alla scoperta della storia del globo che ancora oggi calchiamo, raccontataci da chi riesce a leggere un codice segreto. Quello nascosto negli elementi naturali. Siamo interessati a capire la storia, come è avvenuta la storia dell'ambiente, della vegetazione, ma diciamo di tutto il territorio nel corso dei millenni. E in effetti queste palafitte sono una fonte di informazione insostituibile. Quello che mi affascina è scoprire come la vegetazione, gli ecosistemi hanno avuto prima di tutto una storia naturale loro, indipendente dalle attività dell'uomo, e poi a un certo punto venire a scoprire come l'uomo è intervenuto. Il rapporto tra l'uomo e l'ambiente che lo circonda è sempre stato strettissimo. Talvolta sono state proprio le condizioni ambientali a fare la fortuna di alcune civiltà o a porre fine ad altre. Oggi gli elementi naturali possono rivestire un nuovo ruolo e aiutarci a ricostruire la nostra storia, il nostro passato. Thank you.